Ciao a tutti, siamo Liliana e Carlos e oggi vi portiamo in officina per mostrarvi il nostro lavoro di un top in pietra di Lioz per la cucina di un nostro cliente. Come sapete, la pietra di Lioz è un materiale pregiato ma anche delicato, che richiede un attrezzo adeguato per il taglio e la finitura. Per questo motivo, il primo passo per completare questo progetto è sostituire il disco con diamante sulla nostra macchina per il taglio del marmo. In questo video vi mostreremo passo passo come sostituire il disco e come tagliare i bordi del top in pietra di Lioz per ottenere un risultato finale perfetto. Quindi, non perdete questo video. Allora, non da... E questo? No. Ma perché? Non è neanche una. Devo tirare quello disco e mettere questo, ma non lo so dove stanno. Ecco un'altra per terra. Speriamo che questa. Non viene, ragazzi. No. Proviamo. Salute. Guardate ragazzi, spero che è questa. Chissà. Così si fa. Allora, dobbiamo tirare fuori la sciala. Ma non va. Thank you.
L'ioz è una pietra naturale di origine portoghese, spesso utilizzata in ambito edilizio e decorativo. Si tratta di una pietra calcarea di colore bianco o beige, con venature e striature che creano un effetto decorativo molto elegante e raffinato. Grazie alla sua bellezza e resistenza, la pietra di Lioz viene utilizzata per la realizzazione di pavimenti, rivestimenti, top per cucine e bagni, e altri elementi di arredo e decorazione. La pietra di Lioz è considerata un materiale di alta qualità e molto apprezzato in tutto il mondo per la sua bellezza, durabilità e resistenza. L'ho fatto bene? Oh. Perfetto? Faccio come pesante. Thank you.
Pesante, Dio.